Allora, sta per iniziare l'evento che caratterizzerà la capitaneria, il passaggio di consegne. Abbiamo in anteprima il comandante che andrà a Roma, noi ci dispiace tantissimo, ci eravamo affezionati a Gennaro Pappacena, e c'è il nuovo Alessio Morelli, buonasera. Buonasera a voi. Scusami, non t'ho salutato. Buonasera a voi, Dijan. Allora, giustamente non potevamo non mancare. Allora, cerchiamo di anticipare, adesso stai in attesa che arriva l'ammiraglio. Una battuta, siamo già venuti a farti l'intervista di commiato, sei stato molto esauriente per tutto quello che hai fatto in questi due anni. A nome della città ti ho ringraziato, è rimasta questo bel legame tra di noi che penso che continui anche, e ti faccio da amico l'in bocca al lupo per la tua avventura. Sì, vero, ti ho detto che ti avrei lasciato il cuore, lo confermo, questa settimana non mi ha aiutato ad assorbire questo distacco, però lascio qui il cuore, lascio voi, lascio questo porto, questa capitaneria, e un abbraccio comunque affettuoso a tutti. Capitano, dall'isola a un posto caratteristico come San Benedetto, che effetto? È un effetto positivo, mi sembra una comunità ben organizzata, attiva, efficiente, quindi assumo sicuramente con piacere e con onore questo incarico importante. In bocca al lupo a lei. Grazie mille. E in bocca al lupo a te. Grazie, grazie, a presto. Fabio Urbinati, giustamente rappresentando la regione, non poteva mancare, il solito commiato che c'è di due anni in due anni. Abbiamo già sentito Pappacena che lascia con il cuore questo posto, anche perché tu hai modo di conoscerlo per quello che ha fatto in questi due anni, quindi da buon sanmettese penso che vuoi aggiungere qualcosa. Ma sì, effettivamente la prima cosa che mi sento di fare è un grandissimo ringraziamento all'operato del comandante Pappacena e a tutti i suoi uomini. Questi sono stati due anni importanti di un periodo di 6-7 anni importantissimi per il porto di San Benedetto. Noi abbiamo concluso due cose importantissime che questa città purtroppo non vedeva da tantissimi anni. Noi abbiamo chiuso un percorso del piano portuale, piano regolatore portuale, che a San Benedetto mancava dal 1968, e poi proprio quest'anno è stato l'anno in cui è andata a compimento la riforma delle autorità portuali, che veramente stanno dando grandissime opportunità a tutti i porti marchigiani, in particolare a questo di San Benedetto. Quindi ringraziamento che faccio al comandante Pappacena enorme, un grande in bocca al lupo al comandante Morelli. Da uomo di mare gli auguro il miglior vento possibile, ma prima di fargli gli auguri, insomma, per quello che verrà, vorrei fargli un ringraziamento per quello che ha fatto, perché noi sappiamo cosa ha fatto il comandante Morelli. Lui è stato comandante di nave d'attilo, una nave importantissima che ha operato nel canale di Sicilia e che ha salvato migliaia e migliaia di persone, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che su quei barconi prima di tutto ci sono donne, uomini e bambini in carne ed ossa, e questa è la cosa che conta di più, poi possiamo discutere di tutto. Grazie. Grazie a voi. Grazie Fabio. Questa cerimonia col primo cittadino che si è messo il tronto, Pasqualino Piunti, si rinnova ogni due anni questo evento, qualcosa che dà, penso, valore a quello che si fa quotidianamente con la presenza delle massime autorità. Sì, salutiamo Gennaro Pappacena che ha prestato la sua opera in maniera ineccepibile a San Benedetto, gli auguriamo le migliori fortune e allo stesso tempo accogliamo con grande piacere Alessio Morelli che... Da un primo contatto ho visto persona molto disponibile, perché sa benissimo, come lo sapevano tutti i predecessori, che per noi San Benedetti, sì, il porto è il cuore pulsante della città, quindi da qui è nata, come ricordava il contrammiraglio, la quinta città, io direi la quarta, delle Marche, una realtà che proprio dal mare ha preso il suo progresso e è cresciuta in maniera esponenziale. L'amministrazione comunale sarà, come sempre, a supporto di Alessio Morelli, e sono certo che anche la marineria e tutte le associazioni sapranno dare in questi due anni, o quello che sarà, una risposta ancora più convincente. Grazie Sindaco.